Lo stato di neutralità viene seriamente preso in considerazione in collegamento ovviamente con le garanzie di sicurezza. È esattamente quello che il presidente Putin ha detto a febbraio in occasione di una delle sue conferenze stampa. Qualsiasi possibile opzione, qualsiasi garanzia di sicurezza accettabile per l'Ucraina e per tutti i paesi, Russia compresa, ad eccezione dell'espansione della NATO. Proprio questo, avete citato Zelensky, è proprio questo quello che viene discusso nei negoziati. Esistono formule concrete che, a mio avviso, sono vicine a un accordo. Io spero vivamente che lo spirito di lavoro, che non immediatamente, non semplicemente, ma tuttavia comincia a manifestarsi, spero che prevalga. Ho la speranza che possiamo trovare un accordo su questa questione. Se è chiaro che dichiarare semplicemente la neutralità e annunciare le garanzie sarebbe un passo significativo in avanti, il problema è notevolmente più ampio. Non possono esserci armi in Ucraina che rappresentino una minaccia per la Federazione Russa. Noi siamo pronti a coordinarci su quel tipo di armi che non rappresentano una minaccia per noi. Al momento non vediamo nessun interesse da parte degli Stati Uniti a risolvere questo conflitto il prima possibile. Se ci fosse tale interesse, loro avrebbero tutte le opportunità. Prima di tutto di spiegare ai negoziatori ucraini e al presidente ucraino che andrebbe cercato un compromesso. In secondo luogo, loro sicuramente capiscono la legittimità delle nostre richieste, la nostra posizione. Ma non vogliono accettarle. Le garanzie dei diritti umani che sono contenute nella Convenzione europea sui diritti umani. Noi ci stiamo ritirando da questo, è una parte integrante del processo di ritiro dal Consiglio d'Europa, ma queste garanzie non saranno infrante né violate. Prima di tutto abbiamo garanzie costituzionali, abbiamo garanzie basate sulle convenzioni internazionali alle quali la Russia partecipa. Questa